Pop Sofia è il primo appuntamento nazionale della filosofia che si trasforma in filosofia popolare o pop filosofia. Attraverso la voce di pensatori, illustri, critici, opinionisti e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, Civitanova Marche diventa un laboratorio per capire, declinare e approfondire il mondo della contemporaneità. 4 weekend, 169 ospiti, 157 eventi, 29 location in contemporanea, 16 mostre, 20 rassegne, un caffè letterario e musica fino a notte fonda. Questi i numeri della manifestazione che si chiuderà il 7 agosto. Beh, è un festival che mette insieme due contrasti, uno l'approfondimento del pensiero e l'altro le manifestazioni del quotidiano popolari, popular. In un momento difficile per le attività culturali, penalizzate dalla carenza di finanziamenti pubblici, Pop Sofia è il risultato di una sinergia tra pubblico e privato, che testimonia la volontà di impegnarsi in prima persona nella progettazione e nella realizzazione di un evento, in grado di offrire a un vasto pubblico un'offerta culturale di grande rilievo. Noi dobbiamo sostenere questi eventi, ne dobbiamo creare di nuovi, dobbiamo pensare alla cultura, cultura come motore anche per il turismo. Se non ci fossero i privati non saremmo in grado, le amministrazioni sono in difficoltà, devo dire che ne abbiamo trovati tanti, siamo arrivati a ben 42 sponsor, un numero eccezionale per un festival eccezionale, per Pop Sofia.